Mentre le principali arterie stradali della Sicilia sono in tilt, ANAS e governo puntano su un nuovo ambizioso progetto per risollevare lo stato della viabilità siciliana. Il piano, illustrato ieri a Roma dal presidente ANAS Gianni Vittorio Armani e dal ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio, prevede la riqualificazione della A19 Palermo-Catania nel giro di 5 anni a partire da oggi, con interventi da 842 milioni di euro e una spesa annua 10 volte più consistente rispetto al periodo di lavori 2007-2014. Si tratta di un progetto pilota che farà da apripista al piano quinquennale ANAS per l'ammodernamento delle strade italiane, 20 miliardi. Tra le parole chiave per Del Rio e Armani, manutenzione, cura, sicurezza. Più che sulla costruzione di infrastrutture si punta dunque al miglioramento, il tutto attraverso le nuove tecnologie. Sulla A19 l'ANAS prevede 84 interventi su ponti, viadotti, gallerie e svincoli con l'ammodernamento dei sistemi di illuminazione, ventilazione, segnaletica e comunicazione, il rifacimento di pavimentazione e barriere, l'installazione di nuova cartellonistica per gli itinerari turistici, senza dimenticare la cura del territorio, con l'annuncio di un protocollo d'intesa con l'Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione Ambientale, finalizzato alla realizzazione di una banca dati per il monitoraggio sul dissesto del territorio, anche con sistemi di controllo satellitare. Rassicurazioni sui lavori attorno al viadotto Imera, crollato lo scorso aprile. La bretella provvisoria sarà pronta i primi di novembre, poi si passerà alla demolizione e ricostruzione delle sei campate della carreggiata in direzione Catania.